Come in una favola, il ballo delle debuttanti nella Reggia di Venaria, una serata anche contro la violenza sulle donne. L'atmosfera è quella di altri tempi, quando nei palazzi di corte le fanciulle in fiore, compiuta la maggiore età, debuttavano in società in cerca di marito. Oggi, come ieri, il gran ballo delle debuttanti, giunto alla sua 25esima edizione, qui alla Reggia della Venaria Reale, alle porte di Torino, all'interno della Galleria degli Specchi, ha mantenuto fede alla sobrietà, alla magia e all'emozione di un tempo. Tutto come una volta, tranne un fondamentale dettaglio. Ai piedi delle ragazze, scarpette rosse, in segno di solidarietà verso quelle donne vittime di violenze. Un messaggio forte, coraggioso, ribadito dall'ospite d'onore della serata, Jessica Notaro, sfregiata dal fidanzato con dell'acido lanciato sul volto. Il ballo in generale sia la massima espressione di libertà, sia per una donna che per un uomo. Viene fatto in coppia e funziona quando nella coppia c'è equilibrio e rispetto reciproco. Le 30 debuttanti, arrivate da tutte le parti d'Italia, accompagnate sotto braccio da allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno, hanno vissuto e dato vita ad uno spettacolo da sogno.